buongiorno, sono Alberto di Casa Vinicola Sartori, Asia Manager. In fiera abbiamo portato una selezione dei nostri cru di livello più elevato, quindi Soave, Soave Classico, Valpolicella, Valpolicella Classico, Ripasso e poi i nostri Amarone. Per te è la prima volta in Cina, per Sartori è la prima volta in Cina? Per Sartori no, in realtà noi siamo già presenti da diversi anni, in Vinitaly Tour Hong Kong secondo anno, siamo molto felici di essere qui e abbiamo avuto ottimi riscontri per quanto riguarda questa fiera. E per voi la Cina che cosa rappresenta e poi che cosa rappresenterà? Attualmente è ancora un mercato abbastanza limitato a livello di ciò che riusciamo a concretizzare, però ci sono ottimi riscontri sui prodotti che abbiamo appena proposto negli ultimi 2 anni sul mercato. Siamo molto fiduciosi di riuscire a crescere in maniera molto più consistente nel futuro prossimo. Bene, qui a Vinitaly Tour, Vinitaly Hong Kong, come vi siete trovati? Vinitaly Tour è andato bene, noi siamo soddisfatti, c'è una buona affluenza. In particolare il secondo giorno è stato molto positivo e i nostri partner che sono qui nella zona si sono tutti volti a trovare, per cui è stata un'occasione di rivedere anche molti amici che conosciamo e conoscere anche qualche nuovo contatto. E che cosa rappresenta il vino italiano in Cina? Il vino italiano in questo momento secondo me rappresenta un'entità ancora poco conosciuta in Cina. Non si conoscono bene i varietali, non si conoscono bene le zone, sono la stessa difficoltà che è rappresentata dai nomi dei prodotti e delle zone italiane è una grossa barriera per il consumatore cinese. Io in primis risiedo qui a Shanghai, a poche centinaia di chilometri da qui, e il mio lavoro è proprio quello di cercare giornalmente di inserire così pillole di educazione del consumatore cinese. Non si tratta soltanto di una questione commerciale, più una questione di riuscire a inserire delle nozioni basilari, cos'è l'Italia, dov'è l'Italia, quali sono le diverse regioni, quali sono i vini che vengono prodotti, con che tipo di abbinamento enogastronomico possono funzionare, con che tipo di cucina locale anche possono andare bene. E sono tutti concetti che per la Cina non esistono e noi siamo qui proprio per fare questo lavoro. Quindi per me per adesso il vino italiano per il consumatore cinese rappresenta qualcosa di sconosciuto, ma anche potenzialmente un sogno di avere più varietà e soddisfare più richieste, esigenze molto più diverse rispetto a quelle che possono soddisfare varietali abbastanza standard come vari prodotti australiani o cileni o gli stessi francesi, in particolare bordolesi, che adesso la fanno ancora da padrone sul mercato cinese ma anche asiatico.